Via. Pronti, via. Ciao, buongiorno. Buonasera, buon pomeriggio. Salve. Chi sei tu? Flavio Insinna. Io sono la Simon, sono qui con te, sono felice. Sei sicuramente sei bellissima. Perché grazie, grazie. Il tuo vestito è bellissimo. Facciamo vedere. Certo, andiamo. Guarda. Ma non arriva più. Metri. Visto? Complimenti. Grazie. Senti, parliamo delle cose belle della vita. Ti posso dire prima una cosa io? Tu sei una cosa bella, io ti seguo tutte le sere. Ciao a domani. Uno telefono, è vero. Allora, io non sono una cosa bella, no, lo sei. Cioè per mia mamma, per mia sorella, per il mio gatto. Per noi che ti guardiamo, io vabbè, grazie. Per alcuni sono una cosa carina. La sera che arrivo stanca a casa cambi. Mi faccio la pappa buona, sì. E dopodiché dico, mi siedo, vedo Flavio con i tuoi occhiali, con tutte le cose. A sapere lo riportavo, ci dobbiamo rivedere. Me ne sono arrivati alcuni belli, anche natalizi ormai. Andiamo verso il Natale, cioè con gli alberi di Natale, con strass, pagliette, una roba forte. Che ti fai come pappa la sera quando guardi? Mi faccio il bon roll. Il? Bon roll. Cioè? È tipo un polpettone. Ah. A fette, con le patatine, io con l'insalata. Che sei 11 kg il bon roll. Il polpettone è rimasto qua da tanto. Sì. E ti guardo e penso che... No, poi tu dai dei bellissimi messaggi, a me piace tanto. Ci proviamo. Com'è stare là dentro, in quel manto mondo? Beh, ti scateni, magari la giornata è andata storta, arriva l'ora di cena e ci scateniamo col concorrente. Nei balli? Beh, nei balli, nelle battute, insomma un po' d'allegria. Molto lo fa, è chiaro anche la storia del concorrente, la sua simpatia, la voglia di aprirsi. E tutte le musichette, a me piace tanto quella com'è. Ma noi passiamo pomeriggi interi a cercare. Quella piace molto ai bambini, quando esce Paquito, il pupazzo quello con la cresta, il bambino con lo skateboard e la cresta. Ma mi diverto davanti! Io sono il nonno di Paquito, vedi? Lo sai che me la sono pure sognata, quella canzone. È troppo polpettone, quello è troppo borrone, un po' meno. Senti, sì. Insomma, dici, secondo te che cosa sono queste cose belle della vita? Che cosa sono? Le cose semplici? Sì. Sempre, quelle semplici. La lentezza è una cosa bella, quando dobbiamo andare di corsa, non è una cosa bella. Andare lenti è una cosa bella. Vabbè, tu sei una cosa bella. No? Grazie. Prego. Poi, ti capita di incontrare delle persone che ti hanno, non cambiato la vita, ma insomma dato nel programma, no? Che incontri tante persone anche a caso? Sì. E magari ti hanno dato qualcosa che dici, cavolo, ho imparato da questa persona. Ma nel bene e nel male nessuno passa inosservato, a caso, devi avere gli occhi sempre aperti, le orecchie anche. Almeno io ti percepisco molto vero, cioè no, mi sembra che ci attento. Sono delle persone che ti toccano. Poi si sbaglia, però si cerca di stare attenti e di provare ad imparare da tutti. E poi più o meno succede, ammazzano. E se siamo belli, sì. Sono anziano, non posso avere. Queste sono le cose belle. Questa è una cosa bella. La salute è una cosa bella. Sì. La salute è una cosa bellissima. Senza quella non si può fare niente. Con la salute puoi provare a presentare affari tuoi, ballare, fare un'intervista con te, girarci, mangiare il polpettone, vedi? Così. Senza la salute sembra un modo di dire. Ma non c'è Antonio, il mio figlio Antonio. Senti, un tuo desiderio? Un mio desiderio al mare, tornare al mare. Bello. Tornare al mare. Io sono molto legata all'oceano. Tu mare. No, io sono molto più. Io le onde. Ah, tu vai, sei surfista, che sei? Un surfista, però... mi butto sotto e sopra nuoto. Ecco. Come una sirenella. Però 3 ore dopo aver mangiato il polpettone, se no non c'è il polpettone. Però il mare è veramente... quella è una cosa bella, bellissima, poi è semplice, ti metti seduto davanti per stare 2 giorni, è meglio vedere i film al cinema. Quella è una cosa bellissima, la mia famiglia è la cosa più bella del mondo. Tanti baci alla famiglia! Baci! Onestamente, adesso hai visto che bella giacca scura che ho, bellissima. Mi piace, è perché mi piace un po' mangiare, allora qualche giorno sgarro. Ma ci piace anche così. Va bene, grazie. Quella è una cosa bella, soprattutto non cenare da solo, cenare con gli amici, possibilmente tardi e possibilmente potendo fare ancora più tardi. Io poi non bevo, quindi non parlo di ubriacature, cose. Stare lì e chiacchierare fino alle 4, 5 di mattina, poi uscire, io riaccompagno te, no, tu riaccompagni me, andiamo alla mano e perdiamo altro tempo. E allora mi devi invitare a mangiare, che io mangio e andiamo a mangiare tardi. E io pago, va bene, andiamo a mangiare tardi. Oh, questo mi piace. Questo è il cavaliere, gli uomini devono fare, una cosa bella è trattare bene le donne. Bravissimo. Fondamentale, necessaria e doverosa. Tanti baci dalla Simo e da te. Ma. Ciao.